Bene, andiamo a vedere questa volta la Tron Heights. Cosa c'è in diavolo? Tron Heights. Ecco, un po'. Andiamo subito. Ah, solita confezione. Un'altra torcia. Un'altra bella torcia con carica batterie. Torcia da mettere in testa, quindi ideale per raggiungere il posto di caccia quando ancora è buio. C'è la fascia regolabile da mettere in testa, perfetto. Qua abbiamo o-ring vario e libretto di istruzioni. Stiamo parlando della TH30V2. Andiamo a vedere poi piano piano le caratteristiche di questa torcia da testa. Guardate che bella. Tron Heights TH30V2, con fascia elastica da mettere in testa, ovviamente regolabile, carica batterie, sempre al top. Non ci rimane che provarla al buio e vedere come si comporta. Intanto vediamo come si fissa sulla testa. Quindi andiamo a regolare la fascia elastica. Ruotare il fascio di luce per poi vedere molto comodo. Bene, adesso andremo a vedere di notte come si comporta e dopodiché piano piano vedremo tutte le caratteristiche di questa bellissima torcia. Bene, siamo pronti per provare la nostra torcia. Oggi stasera abbiamo una cavia. Ci farà da cavia Giuseppe con la torcia già in testa, la nostra Tron Heights da testa. C'è una cinghia che io già ho regolato per lui, ma si può allargare e stringere, quindi va bene, diciamo, per qualsiasi cosa. L'accendiamo. Eccola qua. Fai luce, vediamo come si vede. Questa è la modalità, quella normale. Fai luce con il muro. La finestra. Vediamo come si vede. A 2 metri illumina perfetto. Vediamo le altre modalità. Aspetta. Clicchiamo un'altra volta sul pulsante. Così è proprio bassa. Questo è il turbo, vedi come illumina? Mamma mia come si vede, Giuseppe, illumina qua la finestra, vediamo. Wow! Andiamo a vedere. Guardate, ha una potenza assurda. Guarda di fronte, diciamo che sui 100 metri si vede perfettamente. Da vicino qua, inquadra qua il muro. Inquadra i piedi. Guardate. Inquadra me. Guardate, io mi allontano e si vede sempre, credo, perfettamente. Vediamo quale altre modalità c'ha questa torcia. Teniamo premuto. Questa è quella proprio bassa bassa. Se teniamo ancora premuto, aumenta l'intensità, come vedete. Ve lo faccio vedere. Quindi questa è la bassa. Tenendo premuto aumenta. Tenendo di nuovo premuto aumenta ancora. Con due clic è il turbo. Infatti la luce proprio è stratosferica. Ci dovrebbe essere pure l'SOS, ma non ricordo, forse con tre clic non ricordo adesso. Ecco qua, questo è l'SOS, vedete come segnala da sola la presenza, 3 clic SOS illumina. Ovviamente la sto provando velocemente, non ho letto nemmeno il libretto di istruzioni, però mi sembra una torcia più che valida, soprattutto per andare a raggiungere il posto di caccia o anche per chi fa la pesca notturna con le canne. Insomma, gli utilizzi sono svariati, sorveglianza. Con la comodità di non tenere la torcia in mano, tuttavia la possiamo sempre smontare e mettere in mano, come la possiamo sempre utilizzare in testa grazie al caschetto in dotazione. Quindi vediamo per spegnerla come fare, non mi ricordare a me che mi abbaglia. Quindi con 2 clic si spegne la torcia. Questo è il caschetto elastico regolabile. Adesso andiamo a vedere le specifiche tecniche e poi passiamo al nostro video di caccia. Ciao. Andiamo alle specifiche tecniche di questa torcia. Stiamo parlando della TH30V2. 6 modalità di luminosità, quindi il turbo, light, il medium loud, il firefly e l'SOS. Durata molto buona, turbo 2 minuti, da 2 minuti a 110 minuti, light da
4 minuti a 111 minuti, in funzione sempre della potenza che andiamo a utilizzare, il medium 5 ore, il medium low 13 ore, il low 55 ore, il Firefly 29 giorni e l'SOS 350 minuti. Come al solito sono resistenti all'acqua, quindi IPX8, quindi fino a 2 metri, e molto resistente all'impatto, quindi se cade da un metro e mezzo praticamente non dovrebbe succedere nulla. Abbiamo anche l'indicatore della batteria, quando sta per finire la batteria abbiamo il LED rosso che lampeggia quando siamo sotto il 10%, mentre dal 21 al 100% della carica della batteria il LED è di colore blu. La nostra torcia l'abbiamo presentata e spero vi sia piaciuta, adesso ci godiamo il nostro video di caccia, alla prossima! Buon pomeriggio a tutti. Stavolta a Quaglie ci andiamo proprio di pomeriggio. Siamo in assenza di vento, se non qualche filo di vento sugli 8-10 km orari. La lucciola ancora non è esperta, ho fatto qualche fermo, qualche mezza ferma. E io gliela voglio riportare in modo tale che cominci a capire come funziona il gioco. Fatto questo pezzo, poi faremo qualche torrente per vedere se c'è già la presenza di qualche beccaccino. E questo, ci vediamo dopo. Una pezzuola. Una pezzina che la diamo sempre. Bianca, vai Bianca, vai! Andiamo, dai! Uccellino, uccelletto è. Non è niente. Non è figlia mia. Dai, amone, dai. Dai, Bianca. Andiamo, dai.
lui. Lui. Che c'è? Brutezza. Non lo so, cioè. Dobbiamo passare. Vediamo se possiamo passare. È caduto pure questo. Andiamo a recuperare. Amone, bianca. Bianca, vamo. Eccolo qua. Eccolo qua. Il nostro bel caccino. Bianca. Mori mio. Ok. Bel beccaccino. Bene. Abbiamo volato bel beccaccino. Non lo sentiva, ero lontano. Li ho fatti entrambi di testa fucilata. Va bene così. Adesso recuperiamo quest'altro, se ci riusciamo. Vediamo se il cane lo sente. Se c'è, lo sente. Dai, Bianca, ancora vola, ha il coraggio di volare, vediamo se lo ferma.
dannosa. Bianca, Bianca, crolla, Bianca, qua, vai, vai, donne figlia mia, donne figlia mia. Non se lo sento. Vai, vai, vai! Brava, qua! Bianca! Portala qua! Qua portala! Bianca! Porta! Ehi, ehi, ehi! Ehi, Bianca! Porta qua! Porta qua! Lascia, 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 lascia! Brava! Brava, brava! Brava, eccolo qua! Brava! Ci abbiamo provato, non l'ha sentito, è volato ferito e l'ha abboccato. Bene così. Eccoli qua, i nostri due beccacini. Che colori, eh? Va bene, adesso andiamo, cambiamo spot, andiamo a fare un altro posto, vediamo cosa riusciamo a racimolare. Bianca, la cane soffre il mal d'auto, soffre il mal d'auto. Fici, fici, fici. Il sole sta tramontando. Oggi non siamo riusciti a trovare delle quaglie. In compenso abbiamo fatto due bei beccaccini che vi ripropongo. Eccoli qua. Due bei beccaccini. E però per oggi, per questo pomeriggio, abbiamo terminato. Siamo stanchi. E robbia, andiamo, vai, andiamo. Ecco, dai, vieni.